Sì, mi sono innamorato di un cartone animato, non l'ho mai detto, ma questa volta lo dico perché non ho più peli sulla lingua. Per fare questo video ho dovuto fare pure delle ricerche, perché ragazzi, non mi ricordo niente e non sono del tutto a conoscenza delle origini delle Sailor Moon. Forse voi non conoscete le Sailor Moon, ma se chiedete a mamma o a papà, probabilmente sapranno spiegarvi di cosa sto parlando. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per arrivare alle origini delle nostre Sailor Moon dobbiamo tornare nel 1991. Sto anche leggendo qui su Wikipedia, perché da quello che ho capito è l'anno in cui sono state create queste Sailor Moon, che per chi non lo sapesse sono un cartone animato. Lei è la protagonista, quella più bella e anche più affascinante, era quella che mi piaceva a me. È stata la mia prima crush Sailor Moon. Sì. Mi sono innamorato di un cartone animato, non l'ho mai detto, ma questa volta lo dico perché non ho più peli sulla lingua. Le ragazzine della mia età sapranno sicuramente di cosa sto parlando. È stato un cartone che per anni ci ha accompagnato nei nostri pomeriggi. La sigla splendida cantata da Cristina D'Avena, ragazzi, ne hanno cambiate tantissime di sigle, perché ragazzi ogni anno praticamente si rinnovava un po' la serie, però le Sailor Moon rappresentano una parte della nostra infanzia. Io non le guardavo, o meglio capitava tipo di vedere la sigla, che era la cosa che più mi piaceva, ragazzi, la sigla era spettacolare, parliamone. Da maschietto guardavo più Dragon Ball, che era il mio cartone preferito. Piuttosto, prima di cominciare, voi, qual è il vostro cartone preferito? Scrivetelo qui sotto nei commenti perché voglio capire. E oggi, ragazzi, andiamo ad assaggiare le pipite delle Sailor Moon. Guardate qui. Ne ho trovate un bel po', vi faccio vedere anche questa che è molto bella. Bisogna fare appunto una ricerca accurata per ricordarmi tutti i nomi, perché non me le ricordo. Però anche questa volta il vostro vichingo vi ha trovato le cose più strane in assoluto. Ormai ragazzi sto tipo alla ricerca di cose strane da portare qui sul canale, cose che più che altro non si vedono comunemente. Quindi lasciate un bel pollice in su perché a 5.000 mi piace vi porterò un'altra cosa super strana che non avete mai visto sicuramente qui su YouTube. Abbiamo tante bibite, non so da quale cominciare, e dobbiamo assaggiare tutte queste bibite, lo faremo insieme. E voglio partire da questa qui. Ve la faccio vedere meglio. Vediamo se riuscite a indovinare i nomi, anche se voi siete più piccolini e magari Sailor Moon non l'avete nemmeno visto. Però io ovviamente mi sono portato avanti con il lavoro, infatti questa qui dovrebbe essere Mars ed è alla fragola perché c'è scritto Strawberry Flower, guardate qui, sempre con l'inglese, è un po' a maccatella la lattina, però dettagli. Andiamo ad aprire la nostra Strawberry Mars. Ovviamente il rumorino come al solito ci sta. Allora ragazzi, partiamo dall'odore. Fragola veramente pazzesca, si sente tantissimo l'odore della fragola. Il colore, come al solito ragazzi, di queste bibite è così, trasparente, tipo acqua. Probabilmente potevo anche evitare di prendere un bicchiere. Andiamo all'assaggio, alla salute vichinghi di Strawberry Mars. Tipo frizzantissima. È buona, raga. È dolcissima alla fragola. Veramente è tantissimo, raga. È super dolce. È tipo un lecca-lecca alla fragola, però concentrato. Buona! Potrebbe essere una delle mie preferite. E forse ho sbagliato a partire da quella. Molto carina, ragazzi. Guardate che bella Mars. Molto bella sei Mars. Facciamo così. Se non riesco a far innamorare Sailor Moon, ci provo con te. Ok, a questo punto ragazzi passiamo a quella verde. Guardate, anche lei molto bella, ma tutte le Sailor sono bellissime. Lei si chiama Jupiter o Jupiter, non so ragazzi nemmeno come si pronuncia perché non me lo ricordo. Ero piccolo, cioè non è che mi posso ricordare come si chiamano queste Sailor Moon, né tantomeno come erano fatte. E poi se la vogliamo dire tutta, io somiglio più a Milord, che era tipo quello elegante, affascinante. Andiamo ad aprire Jupiter. Jupiter. Questa qua è melone sicuro, garantito 100%, perché si sente tipo da lontano un miglio. Andiamo a versare. Anche qui, ragazzi, inutile che prendo il bicchiere. Sembra tipo acqua frizzante, ma acqua gassata 99%, sciroppo di mais, contenuto di fruttosio, zucchero, aroma di cetriolo. Non è melone, è cetriolo! E per questo mi sembrava strano. Cucumber flower, ma è cetriolo! Sto bevendo una bevanda al gusto di cetriolo, ecco perché non era dolcissima. Alla salute di Jupiter! No, ragazzi, questa no. Questa non mi piace, nemmeno la voglio finire. Brutta! Non mi piace per niente questa, eh.
è più amara. Cioè, preferisco Mars tutta la vita, quella alla fragola era buonissima. Questa no, cetriolo. E di che cosa potevo sapere se non di cetriolo? Sembra tipo una di quelle bevande per quelli che fanno tipo, che vogliono fare la dieta, ma io in questo momento non la devo fare, non la voglio fare, quindi non la bevo più. Bocciata Jupiter! Ragazzi, a questo punto passiamo a quella che non conosco, non conosco manco il nome. Questa dovrebbe essere Kibiusa, ed è la Sailor forse più piccola, perché si vede. Però non la conosco, raga, questa non l'ho mai vista, potrei anche sbagliarmi. Andiamo ad assaggiare questa qui, sarà pure una delle più buone. Andiamo ad aprire, stavolta non utilizziamo il bicchiere contaminato di cetriolo, perché, raga, non la voglio manco finire. Ragazzi, sta diventando un must di questo canale. E lici si sente tantissimo. Lici, licius, o come cavolo si chiamano. Comunque, molto buona anche questa. Ovviamente preferisco sempre Mars tutta la vita, perché quella fragola mi è rimasta qui. Infatti alla fine l'assaggerò di nuovo, perché mi voglio lasciare l'aroma di fragola e non di lici. Questa trasparente si vede, mi sta anche bene, la piazzo per ora al secondo posto. Primo posto Mars, terzo posto cetriolo, quella lì Jupiter o Jupiter. Ok, a questo punto dobbiamo passare alle ultime due, sono indeciso. Vabbè, vi lascerò la Sailor Moon per ultima, la protagonista, ragazzi, quella che mi ha fatto innamorare. Potere del cristallo di luna! Vieni a me! Si trasformavano... Diciamo che non era così, così come ho fatto io, però una cosa simile. Questa si chiama Mercury, ragazzi, questa qui me la ricordo, Mercury, con i capelli blu. Brava, tu sì che ne capisci di moda, già ci avevi visto lungo ai tempi. Comunque, anche questa molto bella, vediamo qui, andiamo ad aprire, questa dovrebbe essere pera, pure flower. Pera, ragazzi, cioè assurdo comunque, paradossale, blu però al gusto pera. Manu sicuramente sarebbe contento di questa bibita. Sicuramente quando vedrai il video si arrabbierà, perché dice giustamente: ma come mai non mi hai chiamato? Non ti preoccupare, Manu, vedrai il video e gusterai così virtualmente. L'odore c'è. Ok, andiamo al sapore. Vediamo che sapore ha questa qui. Buona. Buona anche questa, mi piace. Molto curiosa però. A primo impatto non sembra nemmeno pera, sembra qualcosa di più dolce, però mi piace, dai, tutto sommato va bene. Qui che c'è scritto? Fruttosio, aroma di pera, acido citrico. Comunque l'aroma di pera è pochissimo, ragazzi. Poi è per il 99% acqua gassata. Nemmeno dovrebbero essere così tanto caloriche. Allora, ragazzi, a questo punto la classifica cambia, perché al primo posto metto Mars, fragola. Secondo posto metto Mercury, Mercury alla pera, che mi è piaciuto. Terzo posto per quella Alice, quella che non conosco il nome. Quarto posto Jupiter con cetriolo, mi dispiace Jupiter. Ok ragazzi, a questo punto siamo alla fine dei conti. Guardate qui, abbiamo la nostra Sailor Moon, l'ultima bevanda. Cosa c'è scritto qui? Questa, raga, dovrebbe essere pomelo. Pomelo, che già il nome è tutto un programma. Pomelo, dai, stupiscimi. Ragazzi, l'odore è stranissimo. Cioè, sembra tipo zenzero. Mia adorata Sailor Moon, alla salute. I love you. È buona? Buona, ragazzi, è buona? Ha un gusto molto particolare. Ragazzi, è buonissima. Cioè, questa qui, pomelo, non me l'aspettavo, mi ha stupito. Mars, mi dispiace, ma probabilmente il mio amore per Sailor Moon si è riconfermato anche questa volta. Ragazzi, è buonissima. È particolare, cioè non è una cosa che assaggi di solito, tipo con le bevande classiche che beviamo ogni giorno. Mi sono innamorato di nuovo, ragazzi. Mi sono innamorato della mia Sailor. Io lo sapevo che era amore a prima vista. Guardate, mi schiaccia pure l'occhiolino. Si vede che anche lei si sta innamorando di me. Finalmente, dopo tutto questo tempo. Non ti ho mai dimenticata, Sailor Moon. Sei sempre stata nel mio cuore. È buonissima. A questo punto, visto che ormai mi sono innamorato di Sailor Moon, quindi a questo punto la classifica cambia. Primo posto per la mia Sailor Moon, per la mia crush, la mia love. Secondo posto per Mars con la fragola.
Terzo posto abbiamo Mercury con questa qui alla pera. Quarto posto per questa qui che manco mi ricordo il nome, a Ligi, la chiameremo Ligi. Quinto e ultimo posto per lei, la mia amica Jupiter. Jupiter! Ragazzi, finalmente mi sono sparato queste lattine. Aspettavo da un botto di tempo di fare questo video. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se le avete mai assaggiate voi, se vi piacciono, qual è la vostra preferita. Discutiamone qui sotto nei commenti e vi lascerò un cuoricino a tutti coloro che interagiranno con questo video. Ovviamente ricordatevi sempre di seguirmi su tutti i social, perché arriveranno un sacco di novità bellissime e stupenderrime. Per questo video di oggi è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo video e ciao!